Grazie, sarò veloce, credo, perché è stata molto intensa questa mattinata. Nutrire il pianeta, nutrire la democrazia. Abbiamo ragionato un po' qui a Milano con qualcuno su che cosa nutre la vita e che cosa nutre la vita di tutti, non solo di quei 200 a cui si riferiva prima Gianni, e come si nutre, come si fa a nutrire la vita di tutti. Sono temi grossi, importanti, che hanno portato anche qui a Milano, come Caritas per esempio, a appoggiare per l'Expo, la campagna di Caritas Internazionale, una sola famiglia umana, cibo per tutti. Una sola famiglia umana, cibo per tutti, non è lo slogan che cosa vuoi che dica la Caritas, devi dire di tagliare fuori qualcuno, no, ma non è quello, dietro a tutti i contenuti che Petrini oggi portava, a tutta la riflessione anche sugli stili di vita che noi, ciascuno di noi qui deve assumersi come primo compito. Ma di questo oggi credo sia già stato detto molto. Io vorrei provare a ragionare e a lanciare degli input su alcune questioni che ho già ricordato qualche volta con voi, ma che credo che debbano essere messe al centro, ricordando che quella fretta che veniva ricordata prima, quell'urgenza, va spostata e messa anche su alcune questioni fondamentali. Il primo veniva ricordato adesso, la questione dell'immigrazione. Il fatto che ci sia disuguaglianza e che nel mondo ci sia chi muore di fame e chi subisce violenza, sofferenza, ingiustizia, fa spostare le persone. In una città come Milano, che avrà l'Expo, in un paese come l'Italia che avrà l'Expo, se pensi che un paese che fa l'Expo, una città che fa l'Expo, non attiri nessuno, puoi anche pensarlo, ma sei fuori dal mondo, vivi su un altro pianeta. La gente arriva, e su questo tema, forse ne arriva meno, forse attirerà meno, ma arriva. E su questo tema noi dobbiamo organizzarci. Lasciatemi dire che, poi c'è Maiorino dopo di me che credo potrà dirlo ancora meglio, le ultime emergenze, penso a quella dei siriani qui a Milano piuttosto che a tutte le altre, hanno visto, e bisogna dirlo con rammarico, ma bisogna dirlo, abbastanza un'assenza totale del governo su questo tema e di una strategia su questo tema. Non è nuova la mancanza di una strategia, no? Pensiamo a come sono state, a come sono andate le dinamiche dell'accoglienza, dalla legge Puglia all'emergenza Nord Africa, sono passati degli anni, ma insomma si inventa una legge ad hoc, un sistema ad hoc che gestisce quella, non diventa mai qualcosa di strutturale. Ma nelle ultime ondate c'è stata anche un'assenza, credo che poi Maiorino lo potrà dire meglio di me, e la città di Milano si è trovata anche a far fronte a numeri non da poco sull'accoglienza. Su qui bisogna riguadagnare un terreno, bisogna riguadagnare che è nostro compito, bisogna metterci con più coraggio, attenzione e risorse. Il secondo tema è quello che avevo già citato una volta con voi, che è quello della casa. Guardate che sta diventando un'emergenza drammatica. Se c'è qualcosa su cui correre, corriamo su questo tema. Quello della casa, del diritto alla casa, nutrire la democrazia e nutrire i diritti fondamentali, perché se rimane un sacco di gente senza l'accesso ai diritti fondamentali, quella differenza che citava Gianni fra il potere e il popolo si allarga, si allunga sempre di più, ma potrai raccontargli che fai tutte le riforme del Senato che vuoi a chi non ha la casa, cosa vuoi che gliene importi? Cosa vuoi che gli interessi? Lo diceva già Petrini prima, cosa vuoi che gli interessi? Bisogna correre, mettere attenzione e risorse su questo tema. Poi le formule con cui si fanno possono essere N formule, va benissimo tutto. Però bisogna correre su questo tema della casa. Chi gestisce, come me e tanti altri, degli spazi di accoglienza e ha degli spazi di accoglienza o degli appartamenti, non ne può più, perché ti telefonano per le famiglie sfrattate, ti telefonano per i parenti che devono stare qui per curare i loro parenti negli ospedali, ti telefonano per chi deve uscire dal carcere. Ieri siamo stati, abbiamo fatto un incontro in carcere a Bollate, anche adesso la politica è un po' accesa sul carcere, forse non volontariamente perché doveva farlo, l'ha fatto, no? Però se si trovano anche misure legislative nuove, penso all'idea della messa alla prova anche per gli adulti mutuata dal diritto penale dei minori,
Se poi però non ci sono le strutture, sono cose che restano lì sulla carta, non producono quello che devono produrre. Allora io credo che davvero su questi temi bisogna avere più coraggio a spostare l'attenzione prima di tutto, e le risorse poi. Il tema del lavoro, a Milano c'è l'Expo, molti dicono no, beh, ma qui c'è l'Expo, può darsi. Io l'altro giorno parlavo col presidente della Cassa Edile di Milano, che mi diceva che fino a qualche anno fa gli iscritti erano 70.000, l'altro ieri mentre parlava con me erano 27.000. Quei 50.000 lì sono andati, eh. Expo sì, Expo no, sono andati. Allora, ripartire anche dal sostegno alle piccole, io come tanti altri abbiamo messo in piedi delle piccole cooperative per far lavorare le persone, ma quanta solitudine hai? La politica che dovrebbe fare il collante di queste cose, individuare le grandi dinamiche su cui appoggiare, spesso non c'è. Io sto tentando nel mio piccolissimo di mettere in piedi una cooperativa agricola con i ragazzi giovani immigrati che accolgo in collaborazione con l'assessore Maiorino al Comune di Milano, in una cascina con tanto terreno dove ho dovuto spostarmi, perché nella cascina dove eravamo prima c'è l'Expo appunto, quindi ci siamo spostati in quel senso. E lì stiamo mettendo in piedi una cooperativa agricola. Quanta fatica però, quanta solitudine. Sono non solitudine e fatica a invogliare i giovani. Questi giovani stranieri che arrivano hanno un motore in più per lavorare, hanno fame. Il problema è mettere insieme il sistema, fare in modo che stia in piedi. Sei da solo spesso, manca quello che deve fare il collante. Ecco, allora io credo che su tutti questi temi bisogna spostare attenzione prima di tutto, che non può essere solo sulla riforma del Senato, deve essere su questi temi, perché se l'accesso ai diritti fondamentali se ne va, tutto il resto. E io sono un po' stufo di incontrare tanta gente più esperta di me in politica che mi dice: ma sai, la politica adesso non si sta occupando di queste cose. Grazie. Allora proviamo invece a davvero avere il coraggio di spostare lì. E poi l'ultima cosa la voglio dire, perché ci sarà anche la riforma del terzo settore. C'è un pericolo, molte delle nostre realtà piccole che fanno fatica, se gli fai vedere pochi soldi tacciono per sempre. Bisogna stare attenti a non correre questo pericolo, e bisogna stare attenti a far sì che anche chi è del terzo settore non smetta di coltivare quel sogno di lavorare con le istituzioni, ma continuare a sognare e continuare a fare in modo che la distanza fra il sogno e quello che è possibile adesso si accorci sempre di più. Dobbiamo, durante una riforma del terzo settore, non smarrire questa possibilità. Ecco, questo credo sia quello che, così mi sentivo di dire questa mattina, in una mattinata credo che ci ha riportato ad alzare davvero lo sguardo, a volare alto, a spostare un po' le attenzioni. Grazie.